26 maggio, quindi tra qualche giorno, avrebbe compiuto 87 anni. Infatti 87 anni fa nasceva ad Dalton un genio e un grande innovatore del jazz. Stiamo parlando di Miles Davis. Purtroppo se n'è andato via un po' prima, all'età di 65 anni, ma davvero in un bel posto, a Santa Monica. E poi della sua vita ha fatto davvero quello che voleva. Non so se sia d'accordo su questa presentazione il nostro amico Fabio. Buongiorno, buonasera, buongiorno, non so che dirti, dipende dai punti di vista dell'ora di messa in onda di questa trasmissione. Ovviamente, ciao Ferruccio, una presentazione assolutamente calzante, assolutamente efficace, anche perché poi come vedremo durante il corso della puntata, come vedremo anche spulciandone in qualche disco che ho portato, effettivamente Miles Davis ha attraversato in maniera ampia e trasversale il mondo del jazz e nella maggior parte dei casi innovando il linguaggio del jazz a ogni passo in pratica. Quasi impossibile poterlo raccontare, descrivere, si può solamente ascoltare forse? Sì, questa può essere una strada, e in realtà andiamo, visto che già abbiamo in sottofondo qualche nota, che praticamente è la sua formazione, il suo quintetto con la Gil Evans Orchestra. Praticamente iniziamo già a parlare di quello che è l'esordio, nel senso perché praticamente lui esordisce giovanissimo, entrando nel mondo del jazz dalla porta principale, praticamente sostituendo Dizzy Gillespie nel quintetto di Charlie Parker, nel momento in cui Charlie Parker è all'apice della sua carriera e della sua fama, quindi non c'è posto migliore, diciamo così, sul quale sedersi per esordire, ma subito in piena era bebop, quindi in piena era di suoni estremamente veloci, muscolari, di una musica anche molto rigorosa nel rispetto del suo linguaggio. Lui subito inizia a cambiare strada, perché appunto lui non è un musicista estremamente virtuoso, un musicista che però ha le idee estremamente chiare, un musicista che è in grado di usare il silenzio a fianco delle note, quindi ampliare ulteriormente il discorso, e soprattutto si rende conto che bisogna andare oltre. Senti, quindi ma ce l'ascoltiamo un assolutamente po' di questo, sì. Cool jazz sound? Assolutamente sì, proprio perché volevo arrivare a questo primo disco, che era appunto questo, Birth of the Cool, che precede di una decina d'anni quello che andremo ad ascoltare, ma già inaugura il sodalizio tra Miles Davis e Gil Evans. Ascoltiamo The Cool Jazz Sound. Sì, questo è in particolare So What. Resteresti davvero ad ascoltare. Sì, infatti proprio come dire, a parte la bellezza di queste immagini, proprio questo bianco e nero così anche vintage, così giustamente datato. Esatto. Comunque. Ma in realtà credo che sia il contrario, credo che qualunque cosa sia dice a Miles Davis, perché in realtà è Miles Davis che la piega al suo alla sua arte in pratica. Credo che sia quasi il contrario, se vogliamo, però esatto, la bellezza di queste immagini proprio rappresenta in maniera estremamente iconica il periodo. Prima ci siamo soffermati, lui entra di scena in piena era bebop, però... Esatto. Però poi, esatto, negli anni, poi parte il discorso di Birth of the Cool, in cui appunto supera questo, o meglio, cerca di trovare le chiavi per superare il bebop. Tra l'altro, voglio ricordarlo, l'anno scorso
a Roseto, è stato riproposto il programma di Birth of the Cool, questi brani che non sono praticamente stati eseguiti dal vivo una sola volta, o pochissime volte, cioè, o meglio in una sola occasione, in una sola scrittura, diciamo così, che poi durava 2 settimane, erano stati riproposti da Francesco Di Giulio e i componenti del suo Nonetto, quindi abbiamo avuto anche modo di sentire di nuovo dal vivo questa musica. Diciamo, Davis sicuramente da questo momento in poi continua sempre a cercare nuove strade per ampliare i confini della musica. Questo era negli anni 40, negli anni 50 dà vita a due realtà, chiamiamole così. La prima è il primo quintetto, il famoso storico primo quintetto con John Coltrane al sassofono, Red Garland al pianoforte, Philly Joe Jones alla batteria e Paul Chambers al contrabbasso, con cui realizza tutta una serie di dischi che attraversano gli anni 50. In particolare c'è una serie molto, molto famosa, quella dei Relaxing, Steaming, Cooking and Working with the Miles Davis Quintet, che sono una serie di dischi assolutamente comodi per entrare a contatto con il jazz, con Miles Davis, assolutamente piacevoli, ma anche densi di significato. Stiamo arrivando al 1964, sì. L'altra clip che hai scelto, selezionata, è quella di My Funny Valentine. My Funny Valentine, praticamente anche qui entriamo, sì, proprio nel classico del classico, la troviamo eseguita dal secondo quintetto, anche se in realtà è un brano che attraversa tutta la Dici tutta nomi la perché sono nomi di jazzisti che abbiamo già conosciuto. Sì, il secondo quintetto di Miles Davis forse è una delle formazioni più riconosciute nella storia del jazz. Abbiamo Wayne Shorter al sassofono, Herbie Hancock al pianoforte, Tony Williams alla batteria e Ron Carter al contrabbasso. È una formazione talmente forte che riesco a ricordarla anche io. Quindi di prima chitto, senza cedimenti. Per cui questo fa capire la forza di una formazione rispetto alla debolezza di una memoria. Siamo andati con le immagini, adesso sì. Ascoltiamo anche la musica. Pezzo straordinario, Ma Fanny Valentine, che era interpretato da Child Mizzi, l'ho scritto? Sì, faceva parte di Babies in Arms. Lo dico io, di qualche anno prima, assolutamente. Sì. Comunque uno standard del jazz che ho letto, uh-huh, è stato interpretato come cover in almeno 1300 album da 600 artisti diversi. Beh, certamente anche in questo caso si può sicuramente riconoscere a Miles Davis la capacità di traghettare un brano e farlo diventare da standard conosciuto a standard imprescindibile in qualche maniera, perché ovviamente dopo l'interpretazione di Davis, ma anche di quella di Chet Baker, altrettanto importante, è ovvio che poi sono tutti gli altri musicisti vogliono misurarsi con lo standard eseguito da Miles Davis. Eravamo arrivati al 64, stavamo parlando del primo quintetto, in mezzo succedono due cose abbastanza importanti, vale a dire il ritorno della collaborazione tra Miles Davis e Gil Evans, che porta ad alcuni capolavori come Porgy and Bess,
come Miles Ahead, Sketches of Spain e questo concerto qui, perché ce l'abbiamo qui a mo' di cartellina, il concerto del quintetto di Miles Davis con con l'orchestra di Gil Evans, tra l'altro con alcuni riarrangiamenti eseguiti da Gil Evans di brani che appartengono all'altro capolavoro che viene pubblicato da Miles Davis sempre a cavallo del passaggio di decennio tra gli anni 50 e gli anni 60, vale a dire Kind of Blue, altro disco epocale. Io intanto faccio vedere la tua Bibbia per sapere di più. Sì, praticamente sì. We Want Miles, appunto, con delle foto meravigliose. Foto meravigliose, questo in particolare è è il catalogo della mostra che si tenne qualche tempo fa alla Cité de la Musique di Parigi, è praticamente una mostra che recava un titolo che è abbastanza significativo, il jazz di fronte alla propria leggenda, quindi assolutamente significativo e assolutamente... Per arricchire la propria leggenda c'è anche un pezzo che adesso cominciamo a sentire, vale a dire All Blues del 1964, che ha una particolarità soprattutto nella composizione, magari ce la spiegherebbe meglio il tuo amico. Sì, ce la spiegherebbe sicuramente meglio Marco, perché appunto il versante tecnico di solito lo lasciamo a lui. Però ovviamente noi ci fermiamo all'aspetto estetico. Esatto, Kind of Blue che appartiene a questo... Guarda, faccio io. A metà è arrivato, che appartiene, cioè All Blues che appartiene a Kind of Blue, appunto pubblicato, registrato nel 59 e che vede appunto la presenza di questo brano fondamentale, come già quello che avevamo ascoltato prima, vale a dire So What, per definire quello che è la rivoluzione del jazz modale. Ce l'ascoltiamo un attimo di sì. All Blues? Davvero sterminato sì. L'archivio anche su YouTube di quanto suonato Miles Davis? Assolutamente sì. È stata dura selezionare? Sì, è stata abbastanza dura. Purtroppo non sono riuscito a trovare immagini del primo Miles Davis, quelle con Charlie Parker. Probabilmente ci sono, ma magari mi sono sfuggite. Vabbè, lasciamo fare qualcosa anche ai nostri telespettatori. Certamente sì, anche perché diciamo che una... sicuramente anche, o meglio, c'erano degli stralci dal vivo, ma poi con le immagini, quindi voglio dire, non particolarmente appetibili in televisione. Sicuramente gli anni 60, appunto questo secondo quintetto, traghetta le idee esposte da in Kind of Blue, quindi questo slancio al jazz modale, un jazz ancora più come si può dire, che guarda molto di più agli aspetti melodici, anche se naturalmente poi armonia e ritmo sono sicuramente ben affidate alle mani di Ron Carter, Tony Williams e Herbie Hancock. E sicuramente con il secondo quintetto c'è questa evoluzione che poi arriva fino alla svolta elettrica che stiamo iniziando sempre, a sentire. C'è sempre Miles, abbiamo ascoltato col bebop, del cool jazz, del jazz modale. E a un certo punto succede il jazz elettrico. Arriva questa roba qui perché in realtà non è che come tutte le rivoluzioni non avviene in un solo momento e non avviene grazie a una sola persona. Naturalmente questo era un doppio LP quando questo è un doppio LP e ancora un doppio CD in realtà, nel senso che è anche doppio CD. In realtà sono tre dischi con cui si compie questa svolta elettrica, appunto In a Silent Way, The Beaches Brew e poi Tribute to Jack Johnson. Come dicevo prima, nessuna svolta si compie dalla sera alla mattina in una maniera istantanea e per merito di una sola persona. Naturalmente sono le sonorità del rock psichedelico e della nuova rinascita del blues che c'è negli anni 60, da Hendrix, Grateful Dead, tutta una serie di musicisti che sono estremamente celebri e celebrati.
Quella che stiamo sentendo in sottofondo è una registrazione del 70, quindi sì, quello è il periodo live. Esattamente, questo è il periodo. Tra l'altro lui va ad esibirsi in quelli che sono i tempi del rock, perché poi vedremo anche uno stralcio del concerto. Non anticipo, però comunque va ad esibirsi sia al Fillmore East a New York che al Fillmore West in California. Va a Tanglewood, va proprio a ripercorrere i suoni del rock, ma anche a ripercorrere i luoghi. Quindi Beaches Brew, che poi Beaches non è una spiaggia, sarebbero delle donnine un po' allegre. O Brew anche dovrebbe delle streghe. Ma sarebbe Witches Brew, il pentolone delle streghe. Sì, diciamo che tra lo stregonesco e il sensuale, ecco, assolutamente. Diciamo così. Si sentono le influenze di Jimi Hendrix, di James Brown, anche Stockhausen, leggevo. In realtà, dicevo Hendrix, confondevo gli sperimentatori. In realtà Miles Davis è uno sperimentatore, quindi naturalmente tutto quello che gli succede intorno lo cattura e lo riporta nella sua musica per farne altro, quindi così come era per Hendrix, per cui il lapsus. Non riesce a star fermo, anche con la sua vita privata, un rapporto molto, molto particolare con le sostanze psicotrope, poi la droga. Di terra. Che poi non ho mai capito se la droga serve per aprire o per limitare i confini. Questa è una domanda che ci dovresti fare una trasmissione. Ci si potrebbe riflettere per degli anni, probabilmente, sì. Andiamo avanti, perché volevi sentire. Sì, non potevo. Vabbè, sentiamo anche un minuto qualcosa anche da Beaches Brew. Entriamo, perché è tempo di migrare su un'isola, esatto, l'isola di White. L'isola di White, che vede appunto Miles Davis esibirsi. Ricordiamo che l'isola di White è diventato un evento rock per antonomasia. Sì. E durò 3 anni, dal 68 al 70, prima di essere ripreso più di recente. Esatto. Però nel 70... Nel 70 c'è, oltre a una delle ultime esibizioni di Hendrix, sullo stesso palco c'è appunto questa performance di Miles Davis, che realizza una sorta di suite unica, appunto chiamata Call It Anything, cioè proprio chiamala come ti pare, cioè nel senso che il discorso era quello di lasciar correre questo flusso sonoro per proprio perseguire quello che era lo spirito dei tempi e perseguire quella che era la maniera di con cui era stato registrato, con cui era stato prodotto Beaches Brew, cioè vale a dire una lunga performance in studio a cui poi era stato messo mano operando sui nastri, operando sulla registrazione, quindi scegliendo i pezzi migliori. Ed entra nel tempio del rock, a quel tempo era hard rock, sperimentale, cominciavano ad esserci i progressi, e questo invece è Miles Davis. Esatto. Assolutamente straordinario, come si può vedere sono passati pochi anni dall'esibizione con il secondo quintetto, ma è cambiato tutto, è cambiato il look, è cambiata la formazione, perché è una formazione decisamente più ampia rispetto al quintetto. Sì. Sono cambiati i musicisti, perché Miles Davis in tutta la sua carriera è stato un vero e proprio talent scout, quindi se nel primo quintetto ha lanciato Coltrane, nel secondo Shorter, Hancock, Tony Williams e Ron Carter, in questa formazione si sono potuti vedere dei giovanissimi Chick Corea, Keith Jarrett, Dave Holland o Jack DeJohnette, quindi
musicisti che poi di lì a pochi anni diventano band leader. Ha una grande intuizione, naso, orecchio, non saprei. Come dicevi, non sarà un grandissimo virtuoso della tromba, ma sicuramente un grandissimo innovatore. Assolutamente un grandissimo innovatore. E poi c'è da dire una cosa, che forse è più importante che essere un grande virtuoso, ma il suono della tromba di Miles Davis lo riconosci sempre dalla prima nota. Magari il suono di molti virtuosi fai fatica a rintracciarlo, a riconoscerlo. Il suono della tromba di Miles Davis si riconosce praticamente dopo pochissimi secondi. Sta in quelle pause, in quelle... Esatto. Tra l'altro una cosa volevo notare, la similitudine tra la nuance arancione della giacca di Miles Davis e quella che poi userà Hendrix nello stesso concerto, per cui anche anche questo tipo di attenzione va sottolineata. E sicuramente, come dicevi tu prima, questo è stato un festival che ha proposto una delle più grandi esibizioni degli Who, una grandiosa esibizione di Jethro Tull, una delle ultime importanti di Hendrix è questa di Miles Davis. Quindi... Comunque purtroppo ci arriviamo a battute conclusive della trasmissione, dovremmo avere una giornata intera, anche e soprattutto per ascoltarlo, per il piacere di ascoltarlo. Sì. Miles Davis c'è tutto, qualunque cosa vogliate ascoltare ne vale la pena. E siamo alla ciliegina conclusiva, perché si è andata a trovare una clip del 1991. Sì, forse una delle ultime cose registrate in video da Miles Davis, una delle poche volte in cui lui ha guardato indietro nella sua carriera, perché appunto, come dicevamo prima, sempre innovatore e sempre alla ricerca di cose nuove. In realtà in questo ultimo concerto Quincy Jones lo chiama a rieseguire gli arrangiamenti che negli anni aveva preparato Gil Evans per lui, quindi in qualche maniera è una delle prime volte che guarda indietro nel suo percorso. In realtà diventa una sorta di testamento, di lascito al pubblico del jazz. Era l'8 luglio del 1991 quando sta suonando al Montreux Festival Miles Davis, questo signore qua. Di lì a qualche mese, per l'esattezza il 28 settembre, si sarebbe spento a Santa Monica. Ascoltiamocelo al Montreux. Ce n'è tanto davvero di roba. Per cui direi di far andare gli spettatori ad ascoltare innanzitutto, anche perché sarà un maggio straordinario. La prima chicca è quella di Miles Davis, avremo altre tre puntate prima di commiatarci. Ti piace? Assolutamente questo, commiatarci. Sì, e come sempre, che fa? Dobbiamo salutare i nostri ospiti. Ciao. Questa la tengo però.